Non temete, dice Gesù, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Da subito un incarico importantissimo a queste donne, annunziare quel che avevano visto, raccontare che avevano incontrato il Signore. E allora il fatto che Gesù è risorto, dobbiamo saperlo, ma dobbiamo anche comunicarlo, dobbiamo dirlo a tutti, non solo ai nostri familiari. Vedete, nel momento in cui non ci racconteremo più di Gesù, nel momento in cui i cristiani non racconteranno più agli altri di Gesù, non saranno neanche più cristiani. La Chiesa esiste nel momento che si comunica la propria fede. Certamente il primo posto dove comunicare la propria fede, per esempio i propri figli, è vero, quello è già una bella occasione di comunicare la propria fede. Però questo non basta più. Forse una volta la parrocchia, quando è nata la parrocchia, no? Che sapete che la parrocchia è una cosa abbastanza nuova, no? I primi cristiani non avevano le parrocchie, perché praticamente si incontravano nelle case, no? Poi a un certo punto è nata la parrocchia quando praticamente sono diventati cristiani quasi tutta la gente, no? Come noi adesso, praticamente i battezzati sono quasi tutti, è vero? Mentre una volta, all'inizio, non era così, i cristiani erano pochi, no? E allora è successo che hanno fatto le parrocchie, e quello che si usava nelle parrocchie è dire, ognuno comunicava il Vangelo ai propri figli, e così tutto era tranquillo, no? Perché se tutti sono cristiani, tutti lo raccontano ai propri figli, tutti rimangono cristiani, capito? Adesso non funziona più questa cosa qua. Perché adesso c'è tantissima gente che pur se sono battezzati non ci credono. Se Gesù risorto mica lo sanno. Pensano che sia una favoletta come Babbo Natale. E quindi dobbiamo convertirci anche noi. Dobbiamo tornare a quello che si faceva una volta. Non solo dirlo ai miei familiari, ai miei figli, eccetera, ma dirlo a tutti. Perché se non lo diciamo noi, chi lo dirà? Capite? Allora dobbiamo un po' convertirci, cambiare modo, tornare al modo antico. Oggi questo è il cuore del problema, la cosa più importante che dobbiamo fare noi come parrocchia, comunicare la fede a chi non crede in Dio e non crede in Gesù. In fondo che cos'è la Chiesa? La Chiesa è come una catena, fatta di tanti anelli. Ogni anello è una persona che comunica, che racconta di Gesù a un'altra persona, e quell'altra persona quando crede a Gesù diventa un'altra catena. Capite che da 2000 anni che c'è gente che ha scommesso sul futuro e adesso raccontiamo di Gesù, e adesso oggi sappiamo queste cose perché da 2000 anni ci trasmettiamo queste cose. Capite che responsabilità grande abbiamo? Se noi non lo comunichiamo, quelli che verranno dopo non sapranno più niente. Questo è un incarico di tutti. Di tutti, eh? Non è una cosa dei preti o delle suore, ma tu, essendo battezzato, hai il compito, hai il dovere di comunicare la fede agli altri. È un tuo preciso dovere, altrimenti non vivi questo tuo battesimo, no? Perché in fondo noi non siamo una setta. Sapete la differenza che c'è tra una setta e un popolo? Una setta è una cosa chiusa. Ci dobbiamo tenere le cose tra noi nascoste. È vero? Dobbiamo sempre essere tra noi e voglio dire le cose agli altri, perché gli altri valgono poco. Si ragiona così nelle sette, no? Perché gli altri... meglio che vadano all'inferno. No, no, noi vogliamo salvare tutti, noi vogliamo coinvolgere tutti, quindi dobbiamo dirlo a tutti, altrimenti diventiamo una setta. Allora, però prima di parlare dobbiamo anche vivere, è vero? Dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo anche ascoltare. Se per esempio noi, quando parliamo agli altri della nostra fede, sembra che non abbiamo mai nessun dubbio,
mai nessuna difficoltà. L'altro mai che non gli viene voglia di credere, dice questa è una cosa da super uomini, è vero, io che sono normale. Invece dobbiamo anche comunicare la fede dicendo guarda, anch'io delle volte faccio fatica a credere, anch'io delle volte ho avuto i miei dubbi, anch'io prima di tutto voglio mettermi a imparare le cose buone che c'hai da insegnarmi tu, però guarda che la persona di Gesù è una persona grande, importante, prova a vedere anche tu se può nascere questa amicizia con Gesù. Allora l'altra persona si sente più invogliata, perché glielo dico in modo più umile. Facciamo un esempio, perché noi fuggiamo tanto quei signori con la valigetta? Tante volte noi perché magari crediamo proprio nel Vangelo, giusto? Ma c'è tanta gente che li fugge perché sono un po' noiosi, è vero? Che vogliono convincerti a tutti i costi. Noi non dobbiamo far così, non vogliamo convincere nessuno. Noi è un dono che vogliamo fare. Il rapporto con Gesù è talmente bello nella nostra vita che dico, magari può essere utile anche a qualcun altro, può essere bello anche per qualcun altro scoprire questo Gesù. Ma glielo dico con tanta semplicità, perché tanto le cose belle, le cose reali vengono fuori, se è una cosa che mi ha cambiato la vita, l'altra persona lo capirà. Ecco, l'evangelizzazione, questo termine difficile, comunicare il Vangelo, raccontare il Vangelo, raccontare di Gesù, si dice in una parola evangelizzazione. È un atto d'amore, eh? È un atto d'amore. Io direi che è il più grande atto d'amore, perché gli dai il dono più grande che si possa dare. Non gli hai dato una cosa materiale che poi finisce, no? Gli hai dato la forza di vivere, il senso della vita, gli hai dato Gesù. È una cosa grandiosa. Ecco, questo atto d'amore lo fai proprio con amore. Se mi dirà di sì, se crederà, gli vorrò bene. Se mi dirà di no, gli voglio bene lo stesso. Giusto? Perché l'ho fatto per amore, non l'ho fatto per convincerlo. Allora, riflettiamo tutti su queste cose qua, questo comando di Gesù, eh? Lo dice a noi, adesso, oggi, 18 aprile 2006. 17, 17, beh, ma anche per domani, eh? Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che io sono risorto.